No, io ho detto una cosa molto precisa, in questo momento che si sta parlando di attività ad alto livello e si sta parlando di Olimpiadi, la situazione che è di fronte a noi è chiara e credo che ahimè le prospettive non siano rose. E ho detto che se per i primi di aprile, massimo 10 aprile, non ci fosse la possibilità di vedere in fondo al tunnel la luce, parlare di Olimpiadi è cosa ridicola e credo che ahimè ad aprile non avremo in fondo al tunnel nessuna luce e quindi credo che bisogna chiarire quanto prima che Olimpiadi in queste condizioni non si possono fare, che gli atleti, oltre a, ovviamente alla loro salute, però non possono allenarsi. Quindi oltre che essere interessati ovviamente alla loro salute, bisogna sottolineare che non potendosi allenare non ci si può aspettare nulla in termini di preparazione olimpica e di competizione olimpica. E allora credo che questa idea e questo concetto che le Olimpiadi vanno salvate e possano essere salvate, io credo che vada abbandonata. Bisogna immediatamente pensare a posporle magari di un anno e di riprendere l'attività quando questa drammatica pestilenza sia veramente terminata, come tutti noi ci auguriamo. Chiaro, devo dare atto al collega Christian Zicca di twinbeats.it di aver avuto l'occhio più lungo del mio nell'ipotizzare, diciamo, una situazione di allungamento dei tempi in momenti più condivisibili, ma ovviamente proprio per lo spirito olimpico e anche per quello che riguarda l'attuale campionato di calcio stoppato, uno dovrebbe avere teoricamente il tempo di rifare una preparazione, mentre per le Olimpiadi è obbligatorio perché è un appuntamento talmente dilatato nel tempo ogni 4 anni che insomma verrebbe a morire proprio il sacro fuoco di Olimpia. Credo che sia questa l'interpretazione generale. Ma oggi bisogna essere realisti, bisogna guardare la realtà con gli occhi lucidi. Si parla di calcio perché ovviamente il calcio appassiona tutti e diventa, diciamo, lo sport nazionale, o meglio la passione nazionale, ma gli atleti di qualunque disciplina, per avere e per garantire delle prestazioni in sicurezza peraltro, si devono allenare e un ciclo di preparazione dopo magari 2 mesi di stop è un ciclo che dura un paio di mesi, 3 mesi. Quindi com'è possibile pensare che a luglio gli atleti siano in forma per competere? I nostri atleti, lei ha parlato di campagna, bene, gli atleti campioni del mondo, cioè i primi al mondo, sono gli italiani che hanno vinto l'anno scorso in Corea i campionati appunto del mondo. Sono ormai fermi da circa 3 settimane. E se dovessero stare fermi, come nelle migliori delle ipotesi, mi sembra, noi dobbiamo valutare ancora 3-4 settimane, significherebbero che sarebbero l'anticamera di 2 mesi fermi. Ma come loro, così gli atleti delle altre discipline, anzi credo che negli altri paesi, Spagna, Francia, Inghilterra, mi arrivano notizie, Stati Uniti, che cominciano a fermarsi ora o si sono fermati da una settimana, sono addirittura indietro al cospetto di questa epidemia. Quindi pensare che se tutto quanto ciò svanisse, ma non credo, e cioè di epidemia se ne potesse non parlare più anche ai primi di giugno, ci dovrebbero servirebbero 2-3 mesi di allenamento per essere in forma, quindi la cosa è credo non percorribile. Quindi bisogna spostare questi avvenimenti, come sono stati spostati i campionati europei di calcio che dovevano essere tra poche settimane, e le Olimpiadi vanno spostate, perché io credo invece che noi adesso, specialmente in Italia, dobbiamo parlare dove si farà sport al termine di questo dramma. Cioè se questo dramma epidemico svanisse, andasse via, fosse terminato tra 3-4 mesi, e tutti ce lo auguriamo, ma troviamo ancora gli impianti aperti, le piscine sono ancora aperte, le palestre sono ancora aperte, sono falliti i gestori, le società sportive stanno ancora in piedi, purtroppo in Italia lo sport lo si fa sulle spalle delle associazioni sportive e sulle spalle delle società sportive. Nella scuola, nell'università non si fa sport, questa è una pecca e una lacuna che ci portiamo dietro ormai da decenni. Quindi
l'attività motoria dei cittadini passa nelle mani delle associazioni sportive. Saranno ancora in piedi, e allora bisogna assolutamente adesso sforzare le nostre cervella non a pensare di andare alle Olimpiadi, ma a come riuscire a far restare aperte, come sostenere, come riuscire a inserire nell'ambito delle previsioni governative il sostegno a queste società sportive che, qualora fallissero, qualora cessassero di operare, quando l'epidemia sarà terminata, lo sport lo si fa per strada o lo si fa a casa con mamma e papà, ma sicuramente non con le società sportive, che invece noi dobbiamo cercare di tutelare. Anche perché la maggior parte di queste associazioni sportive sono di status dilettantistico di base. Quindi... Ma fondamentalmente lo sport in Italia è sorretto dal volontariato sportivo. Poi è chiaro che all'interno ci sono anche coloro i quali svolgono le loro funzioni dal punto di vista professionale, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista medico, sanitario, quindi è un mondo enorme, un volano che peraltro incide sul PIL del paese anche per qualche punto importante, ma ciò non toglie che è fragile perché poggia, ripeto, sul volontariato sportivo, poggia sulla passione e sull'abnegazione. E chi pensa che con lo sport si guadagnano i soldi sbaglia. Ma poi, al di là adesso di qualche esempio, raro esempio nell'ambito dello sport professionistico, ma questo è. Quindi è un mondo, quello dello sport, molto 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 vulnerabile. Ripeto, rete di circa 70.000 associazioni sportive, alcune delle quali gestiscono impianti, all'interno dei quali lo sport italiano, i cittadini possono svolgere lo sport in Italia, dove lo sport italiano può anche cullare i propri campioni nascono dall'attività di società sportive di base, non ce lo dimentichiamo, cioè non è che il Padre Eterno crea la Pellegrini o crea il grande campione d'atletica o crea il grande sciatore, lo crea dal nulla perché così con la bacchetta magica è il presidente della federazione che lo crea, nascono da associazioni sportive e nascono dall'attività di base, quindi nel momento in cui l'attività di base non si può più praticare, non ci saranno manco nemmeno più campioni, ma i campioni nascono se c'è una base ampia che è gestita in maniera qualitativa come fanno le società sportive fino ad oggi. Sottoscrivo e aggiungo che la scuola si è totalmente dimenticata dell'attività sportiva, parlo delle medie, delle elementari e purtroppo delle medie superiori. Ditemi voi adesso che i vostri ascoltatori, quante piscine esistono all'interno dei plessi scolastici? Quante diciamo, palestre in chiave moderna con tutte le attrezzature esistono? Forse un po' di più, perché poi magari il pomeriggio sono le società sportive esterne che le adoperano e quindi magari le migliorano, ma finisce lì il tema. Sì. Quindi questo però adesso, voglio dire, è un dato reale, non è che io voglio far polemica o voglio sottolineare in modo negativo questo aspetto, questa è la realtà dei fatti. Nel paese lo sport in Italia lo si fa attraverso le associazioni sportive, punto, questo è il dato reale. Se le associazioni sportive, le società sportive che gestiscono impianti muoiono, falliscono, lo sport in Italia non si fa più, questo è il dato reale. Quindi il governo lo deve sapere, il presidente Conte lo deve sapere, il ministro dello sport, abbiamo adesso un ministero, quindi da questo punto di vista dovremmo essere favoriti sul passato e che ci sia le attenzioni di un ministro su questo punto. Ecco, però adesso, al di là delle buone intenzioni, qui bisogna agire immediatamente. Lo sport in Italia, le associazioni sportive hanno bisogno di risorse fresche per poter pagare le bollette, per poter tenere in piedi la struttura, per poter riuscire a pagare i propri istruttori che adesso non hanno attività. Quando si riprenderà, per esempio, maggio, giugno, magari, ma è proprio il momento in cui le gestioni soffriranno perché non hanno frequentatori, no? Che normalmente svolgono l'attività da settembre, ottobre fino a maggio, quindi oggi è fondamentale intervenire con moneta fresca, oserei dire. Sì, tanto per essere pratici, ma è una mia sensazione, Presidente Barelli, ma Bach e Malagò io li vedo un po' troppo, come dire, Alice nel Paese delle Meraviglie, vogliamo dire. Ma allora, per quanto concerne il CIO, da un certo punto di vista è comprensibile, perché
le Olimpiadi girano contratti miliardari e impegni anche costi miliardari, per cui è chiaro che deve prevedere, deve avere definito un piano B per poter poi magari staccare la spina all'Olimpiadi di luglio di quest'anno. Ma questo però credo che se il piano B non lo tira fuori subito, non ha la capacità, la fortuna, la ventura di tirarlo fuori subito, diciamo il piano A, che sono le Olimpiadi di Tokyo luglio 2020, verranno cancellati dalla realtà dei fatti. Ci sono comitati olimpici, ci sono federazioni nazionali, ci sono delle federazioni internazionali che già hanno detto le Olimpiadi non si possono fare, il comitato olimpico brasiliano, la federazione nuoto francese, la federazione nuoto americana, io mi sono espresso in questo modo per quanto concerne la nostra federazione nuoto italiana, mi sono espresso nello stesso modo per quanto concerne la federazione nuoto europea che io dirigo, dicendo qui se non si vede la luce bisogna immediatamente dare serenità agli atleti che si allenano per una stagione successiva diversa. Quindi io credo che se Bacca non scende coi piedi per terra e non comprende che le valutazioni di poter proseguire con l'Olimpiade a luglio diventa una barzelletta, che glielo faranno notare ovviamente nei fatti le federazioni nazionali e credo anche il mondo degli atleti. Per quanto concerne il CONI, cosa vuoi dica? Il CONI i comitati olimpici puntano molto diciamo, l'avere un riverbero anche d'immagine attraverso le Olimpiadi, e quindi magari pregano che le Olimpiadi si possano fare. Ma ripeto, mi sembra che giorno dopo giorno questi diventano sogni e diventano barzellette. E mi sembra che anche negli Stati Uniti d'America ci sia una spaccatura tra le singole espressioni delle discipline agonistiche e il loro CONI. Ma a me quando la Federazione Americana di Nuoto e la Federazione Americana di Atletica, che le statistiche ci dicono rappresentano circa il 70% delle medaglie americane, chiaro, alle Olimpiadi, Sì. Dicono le Olimpiadi non si possono fare. Questa diciamo mi sembra che sia una realtà che evidentemente non si può ribattere, questa è la realtà dei fatti, ma credo che da qui a breve interverranno magari anche qualche capo di governo, quindi io mi auguro che l'Italia come al solito su questo argomento magari non arrivi tardi, anche perché noi poi più degli altri viviamo il dramma costantemente, il bollettino di guerra di 700 morti al giorno dovrebbe far pensare a tutti quanti, insomma, che questo è il momento e questi sono gli ambiti dove dedicare le nostre attenzioni, e quindi da questo punto di vista credo che bisogna chiarire che insomma i sogni sono una cosa e la realtà è un'altra. Qualcuno ha definito un atto d'amore quello dei sanitari che si sono offerti e dei medici e anche del settore degli infermieri che si sono offerti di collaborare o di essere richiamati alla pensione. Non può essere soltanto responsabilità, non necessariamente un atto d'amore, o esageriamo come al solito? Io penso che sia sicuramente un elemento che dimostra come la serietà di questi professionisti, di questi operatori della salute pubblica appunto possa quindi dimostrare quindi l'attaccamento al paese e ai valori comuni. Mi auguro però che la situazione sia sotto controllo e che abbiano tutto il supporto dovuto. Da cittadino, ecco, mi sembra che ci siano troppi direttori d'orchestra e mi sembra che le regioni lamentino dei provvedimenti ancora più severi e il governo centrale arrivi con qualche ora o qualche giorno di ritardo indicare ciò che magari i presidenti di regione già avevano detto tempo prima.
E mi auguro comunque, ecco, che ci siano che questi provvedimenti drastici, a cui noi non siamo assolutamente abituati, possano veramente dare dei risultati, specialmente per chi si sta impegnando, rischiando la propria vita a favore della soluzione del problema e al termine di questa epidemia. Torneremo, secondo lei, non come dirigente impegnato, ma come persona, come uomo, come appartenente al nucleo familiare, torneremo a rivalutare in maniera piena le cose che abbiamo intorno e che dimentichiamo di avere tutti i giorni? Questo certamente sì, però ormai il meccanismo su cui le società, l'economia e quindi la vita dei cittadini si muove, sarà complicata, diciamo, modificarla, perché dipende da fattori che sono collegati a meccanismi globali. E qui c'è un problema grosso, cioè noi abbiamo una situazione economica del nostro paese che purtroppo è negativa, e quindi nel momento in cui paesi come la Germania mettono 550 miliardi di euro a beneficio della lotta contro il coronavirus e a sostegno dell'economia e delle famiglie e del lavoro, è chiaro che si sviluppano un'Europa ancora di più a più velocità. Quindi noi mettiamo in campo 25 miliardi, altri mettono in campo 500 miliardi. La Francia sta facendo, diciamo, una cura di questo genere, di questa entità, e lo possono magari fare perché sono economie più solide, possono farlo con i soldi fra virgolette loro e non attraverso un ulteriore indebitamento, che per noi sarebbe ed è veramente drammatico ancora, diciamo, incrementare. E questo quindi pone come punto interrogativo i rapporti tra paesi, il rapporto fra il benessere dei cittadini di un paese ed un altro. Rimarranno invariati o cambieranno o saranno, diciamo, più critici per quanto concerne il nostro paese? Quindi io credo che questo sarà un problema che credo noi subiremo in maniera pesante. Credo che servono dei provvedimenti al nostro paese veramente pesantissimi, duri. Bisogna sicuramente uscire non soltanto dal patto di stabilità, come abbiamo già deciso in Parlamento, ma bisognerà, secondo me, ancora diciamo, apporre dei provvedimenti ancora più drastici, proprio per fare in modo che ci siano risorse economiche fresche subito nelle tasche degli italiani, maggiormente delle imprese, per far sì che quando terminerà la crisi ancora siamo in piedi, perché, ripeto, paesi che sono insieme a noi in Europa viaggiano a una velocità diversa e hanno delle potenzialità diverse, quindi la nostra vita cambierà e spero che riusciremo, diciamo, ugualmente a renderla come si può dire, positiva, come è stato fino ad oggi. E calibrare le giuste misure. Presidente Barelli, io la ringrazio di questo intervento. Auspicavo una riflessione, ce l'ha fatta fare più di una, quindi grazie anche da parte dei nostri ascoltatori, sia quelli che sono soliti praticare le discipline natatorie che egregiamente lei rappresenta, e sia lo sportivo comune della strada. Speriamo, insomma, di fare i conti e di farli bene per una volta tutti insieme. Grazie davvero. Grazie, arrivederci a tutti voi. Grazie.